Radiobari.cult, gli incontri culturali e musicali in primo piano su Radio Bari. Ciao Bari, buon lunedì a tutti, ben ritrovati su Radiobari.cult. Io sono Barbara Cirillo e sono già in compagnia dei miei ospiti. Li riconoscete? Certo che li riconoscete. I Tokarev, buongiorno ragazzi, buongiorno. Ben ritrovati. Buongiorno. Lo so, vi ho fatto svegliare un po' presto stamattina. Lunedì è tragico, Ascoltate bene, aprite bene le orecchie perché adesso ci saranno i miei errori con gli appuntamenti della settimana. E partiamo dagli appuntamenti di questo lunedì 27 gennaio, dal 27 al 28, la giornata della memoria in Mediateca Regionale Pugliese alle ore 18. Dal 27 gennaio al 30 marzo, Vettor Pisani, eroica, antieroica, una retrospettiva. La mostra sarà inaugurata al Teatro Margherita alle 19 questo pomeriggio, mentre la mostra sarà aperta tutti i giorni, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 21, escluso il lunedì. La rassegna e film cult del Galleria presentano Anna Arendt di Margaret von Trotta al Multicinema Galleria alle 21. Agis Puglia e Basilicata presenta In Darkness di Ollan al Cinema ABC alle 20.30. Presentazione del cortometraggio Io Donna di Pino Quartullo con Margherita Bui e Sergio Rubini al Cinema Opera di Barletta alle 20.30. Corpo nello spirito di Lorena Pasotti verrà una pièce teatrale che verrà allestita in Corso Vittorio Emanuele in piazza del Palazzo dell'Economia alle ore 12. Passiamo agli appuntamenti di martedì 28 gennaio, ancora la giornata della memoria in Mediateca, nella Mediateca Regionale Pugliese alle ore 18. Col Fischio Senza, Swing Jump Live al Tavli alle 21.45. Family Life e Statement, incontro con Carlo Garzia al Politecnico di Bari nella sala conferenza alle 17.15. Concerti, opere e teatro, l'evento 2014 del Galleria presenta Rory Kinnear in Hamlet di William Shakespeare in diretta dal National Theatre di Londra al Multicinema Galleria alle 20.30. Roll With Us, Oasis Tribute Band al 33 Giri alle 22. Ed infine concludiamo questa giornata con l'appuntamento unico di mercoledì 29 gennaio con la proiezione di The General di Buster Keaton a Artelier alle ore 21. Radiobari.com, persone speciali su Radio Bari. Ebbene, siamo arrivati a mercoledì, non oggi tutta la settimana, mi sembra un po' eccessivo, però mercoledì, a proposito di mercoledì esce il loro video. Il nostro video, sì. Finalmente. Finalmente, anche perché l'ultimo video uscì nel 2012, quindi diciamo è un anno di silenzio per quanto riguarda il video, quindi siamo molto incuriositi anche noi da questa cosa. Siete contenti? E contenti, sì. Abbiamo passato un anno chiusi a scrivere, quindi a scrivere. Sì, cioè non fare niente, comunque abbiamo creato. Iniziamo con Quando fa mattino, che è questo singolo di cui uscirà il video mercoledì e farà parte poi di un EP, giusto? Sì, di un EP di 6 tracce. Che uscirà quando? Penso a metà anno. Penso ci sarà la presentazione ufficiale a giugno. Ah, ok. Sì, verso il giugno, sì. Ok, perfetto. Poi tra l'altro voi siete venuti qui, lo ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori. Sono venuti qui perché hanno partecipato al contest, della corona sonora, che riguardava la scelta poi della corona sonora di Giulietta e Romè di Francesco Brollo. Non sono stati vincitori, però sicuramente poi abbiamo parlato anche con Francesco tutti i pezzi che hanno fatto parte dei artisti che hanno fatto parte al contest, erano poi inseriti nella colonna sonora in un EP, tra l'altro uscirà tra poco, insomma, inizierete a girare il video, no? Del brano, del singolo che poi avete realizzato insieme a Reverendo. Sì. Allora, innanzitutto, sono preparatissima. Ho studiato 5 minuti fa e abbiamo studiato tutti e tre. Però mercoledì esce il video di questo singolo che avete girato quanto tempo fa? Allora, abbiamo iniziato il 13 dicembre a girarlo. A Sandalo C, è un mese insomma di lavoro sul video, ed è il primo video in cui abbiamo messo una specie di storia, diciamo, non è soltanto il rap, abbiamo aggiunto le attrici, quindi è stato un lavoro molto
complesso, sì, no? Sì, ci siamo sentiti proprio dei professionisti, una cosa strana, però piacevole. La professionalità non era anche del regista di Giuseppe Pistritto, no? Della TM Production. Che salutiamo, che ci starà guardando, penso, TM Production. Salutiamo, ciao Giuseppe. Poi di Quando fa mattino, la produzione di Fat Mike. Fat Mike, chitarra e Mario Vitale, perfetto. Poi mercoledì esce verso, penso, le 15. E dove lo pubblicherete? Su YouTube. Su YouTube. Sì, YouTube, Facebook, sul vostro canale. Sì, 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 sì. Su Facebook, sulla vostra pagina Facebook, sì. TKE Official TV per quanto riguarda YouTube, e poi TKE sulla pagina fan di Facebook. Assolutamente, quindi andatelo a vedere, mi raccomando, mercoledì. Mi raccomando, verso che ora? Sì, è verso le 15. Verso le 15? Sì, dalle 15 escono, diciamo, di solito è così. Così. No, metà settimana alle 15. Alle 15, è quello l'orario. Beh, sono gli che i video passati facciamo uscire invece fine settimana alle 20 di sera. Che nessuno se li vedeva. Nessuno se li vedeva praticamente. Ah, ok, quindi perfetto. Vediamo di... Questa cosa è nuova anche per me, insomma. Alle 15 lo vedono tutti. Ma, ecco, perché hai un ampio raggio di persone che puoi prendere, capito? Perché dalle 15 uno finisce di mangiare, dice, che devo stare a fare, ma adesso è presto, vado su internet e ci vedrete, spero, dai. Ecco, vedi queste operazioni di marketing non sconosciute, no, scherzo. Allora, insomma, avete girato questo video, un video professionale, finalmente non soltanto live, no? Non voi che cantate, ma c'è un video lavorato, insomma, vi siete sentiti professionisti e questo è il primo step, diciamo, verso poi, no? Sì, perché si vede, cioè, speriamo, Barbara, speriamo, non guarda. Comunque, se vogliamo parlare del video, perché è un po', non complicato, è un po' stravagante, diciamo, ecco. Perché non è una storia. Allora, quando fa mattino, vuole essere praticamente la metafora di un contrasto. Ecco. Che, per esempio, la parte più semplice è la cosa del sabato sera, che magari una persona ha finito di lavorare in settimana, quindi il sabato sera si leva quegli abiti del lavoro, diciamo, ed entra in un'altra visione della sua dimensione, sì. No? Quindi abbiamo messo questa ragazza che ha l'alter ego, mm-hmm. che è un'altra ragazza, la sua amica, diciamo, lei stessa, cioè la parte buona e la parte cattiva, cioè luce e ombra, insomma il contrasto, due ossimori, cioè alla fine noi siamo due parti di una stessa medaglia, tutti noi, quindi abbiamo un lato scuro e un lato invece... che tutti conoscono, quindi diciamo è una specie di metafora di una persona, quello che vuole essere, quello che vuole apparire, quello che nasconde o quello che è, insomma. I due lati, è la stessa cosa, il collegamento con la natura, nel senso, nel momento in cui la luce della città, le luci vengono spente, in quel momento esce il sole, quindi abbiamo proprio voluto mettere a confronto le due luci tra un ciclo, creare questo contrasto, sì. Insomma, vedi come lui è più filosofico, è sì, più... Sì, io sono più materiale, lui è più... Tu sei più spicciola, sì. Ecco. Sì, materiale, sì, perché anche... Diciamo, continui a trattarmelo bene, lui, io di solito dico agli uomini, lo dico, non mi raccomando, trattate bene, invece stavolta io mi sono tanto devo fare la domanda opposta. Allora, ragazzi, io vi faccio un grande in bocca al lupo, insomma, per la vostra non si dice crepi, ma diciamo grazie. Perché grazie. La mamma lupo, quando mette i cuccioli in bocca, sì, è per proteggerli, quindi se crepa la mamma, come mamma... È vero, questa cosa la sapevo, insomma, crepi il lupo non va bene, però insomma si dice quindi grazie così. Mille. No, davvero, un grandissimo in bocca al lupo, poi ovviamente poi ci riaggiorneremo sì, per sì, l'uscita sì, del, dell'EP, insomma per l'uscita anche del prossimo video, nel frattempo insomma era bene ricordare ai nostri telespettatori, ai nostri ascoltatori, insomma, che voi ci siete, che voi continuate a lavorare, ci siamo, a parte l'EP usciranno altri lavori già registrati che non rientrano nell'EP, ma però ci sarà sì, tanto sì, altro, insomma, sì, avete sì, in un anno video. Avete lavorato e sì, siamo stati tanto. Zitti, ma basta, cioè, raccogliamo sì. Quello che certo, avete seminato e ora è bene raccogliere, sì. È assolutamente così, speriamo un bel raccolto. Sì, mai voglia, ma dovete essere positivi, ma voglio, sempre noi lo positivi siamo, altrimenti... Va bene, allora ragazzi, grazie ancora per essere stati grazie qui. Come grazie mi raccomando, sintonizzatevi tutti alle 15 sulla loro pagina Facebook, sul loro canale YouTube,
perché ci sarò anche io, ovviamente, perché bisogna vedere il loro video. Io sono curiosissima, tra l'altro. I Tokarev, intanto lasciamo i nostri ascoltatori proprio con un vostro brano. Sì, è un po' vecchiotto, però diciamo che è quello che vi rappresenta più di tutti fino ad oggi. È in dialetto, sì. Noi facciamo molte canzoni in italiano, però questa è in dialetto. E beh, ci sta. È in dialetto, è lingua nazionale popolare. Certo, assolutamente. Allora, inseriamo il brano, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo il brano? Ce l'abbiamo. Ok, allora vi lasciamo con Tudo Steve. A tra poco. Ciao.